Oggi parliamo di sfratti e nella puntata di C'è busta per te rispondiamo a un carissimo ascoltatore che ha commentato un video. Apriamo subito la busta. Bene, Maria, mi trovo a Cesena e rispondiamo al signor Renato Previtali, che in un mio video dove ho provocato i proprietari e dove l'ho intitolato Sfratti 2021, anche stavolta il locatore è stato messo in trappola, come liberarsi? Renato Previtali ha scritto: ma se uno non paga, non paga. Questo è vero, però c'è un ma che oggi lo andiamo a spiegare. Poi risponde Rachele e dice: fuori se non puoi pagare. Noi come paghiamo le tasse senza soldi? Andiamo a fare sulle strade? Sì, ho capito che cosa intendeva il signor Rachele o la signora Rachele. Quindi vediamo un po' di dare una risposta a questo quesito molto molto importante. Io non me la voglio tirare, però non lo fa, tendo a non farlo mai. Un po' lo faccio nei miei video, ma è giusto che ogni tanto invece espongo quello che io sono. E quello che mi contraddistingue sono la mia lunghissima esperienza che ho sulle spalle. Quindi, avendo incontrato tanti locatori, avendo incontrato tanti inquilini, avendo stipulato tanti contratti, chiaramente la mia premessa so che è sempre noiosa, però senza la mia premessa non sono mica i mattinazzi. Quindi le premesse sono fondamentali. Poi do anche la risposta, ma la premessa è sempre e quello che mi contraddistingue, altrimenti io non parlo di gattini, di canini o di patacchini, parlo di cose molto importanti e un po' di noia, lo so, è essenziale, tuttavia quella che è la premessa è molto importante anche perché all'interno di essa c'è un messaggio. Quindi andiamo a rispondere anche a questo signore e non mi ricordo che cosa stavo dicendo, ma adesso fare dei video, signori, è sempre molto molto difficile. Tuttavia sto cercando di fare del mio meglio. Allora, in realtà uno quando dice se uno non paga, non paga, va bene. Allora, ripeto, faccio una premessa. Quello che mi contraddistingue è l'esperienza che ho sulle spalle, è i tanti contratti di locazione che ho fatto, i tanti proprietari che ho incontrato, ma anche tanti errori, perché io non lo nego, fin da quando ero ragazzino, nel 1997, che ho cominciato questo mestiere, suonavo i campanelli per cercare le case, ho cominciato a stipulare i miei primi contrattini di locazione, quindi in maniera un po' inconsapevole, non sapevo che sarei arrivato ad oggi, a distanza di tantissimi anni. E quindi piano piano mi rendo conto di aver acquisito un bagaglio esperienziale che magari do per scontato, perché i locatori non ce l'hanno, magari uno affitta casa da 2 o 3 anni, ma non ha l'esperienza che ho io. Allora, che cosa vi voglio dire con questo? Vi voglio dire che c'è una psicologia dietro a uno sfratto, ci sono degli errori dietro a uno sfratto, c'è un atteggiamento dietro a uno sfratto. Lo sfratto non è mai casuale, certo, lo può essere casuale, sicuramente lo è casuale. Però in casi molto molto sporadici, se andiamo a analizzare la maggior parte degli sfratti, e qui ci gioco la mia faccia, e mi potete anche scrivere e infamare, non c'è problema, tanto io i commenti alcuni non li leggo perché sono filtrati dal mio team, tuttavia potete scriverlo, anzi vi invito a farlo, e vorrei sapere la vostra opinione in merito a quello che sto dicendo. E quindi la maggior parte dei sfratti, se voi signori fate un'analisi attenta di quello che è accaduto, sono certo al 99,99, se non al 100%, che almeno per alcuni, non voglio generalizzare, ma per la maggior parte ci sono stati degli errori di analisi da parte del proprietario. Ma sì, quello va bene, mi dà fiducia, ma sì, è un momento che è un po' di fretta, ma sì, quel canone di locazione mi fa comodo, meglio che affitto subito, ma quello è l'amico dell'amico, me l'ha consigliato quell'altro, ma sì, questo mi è stato portato dall'agenzia immobiliare, io di lui mi fido, quindi va bene, ma sì, io ho troppo da fare, non ho tempo di seguire il contratto di affitto, quindi gli do l'appartamento. Insomma, tutto questo pressa pochismo, questo un po' modo superficiale, ha causato poi quello che è un problema. Ti sei messo in casa un inquilino che già aveva dei problemi inizialmente, ti sei fidato per tanti motivi che ho indicato prima o per tanti altri che non ho indicato, che non sto qui a elencare, se no la facciamo troppo lunga, poi sono noioso.
E quindi ti sei messo in casa un inquilino e dopo un po' ha smesso di pagare. E io vi dico, ma per quale motivo le persone che ho messo in casa ai proprietari, la maggior parte di esse, hanno sempre e costantemente pagato? Per quale motivo? È un colpo di fortuna? No. Non è accaduto questo all'inizio, perché tantissimi anni fa, se facciamo un passo di 20, 22, 23, 24 anni fa, è accaduto che anch'io ho infilato in casa qualche proprietario degli inquilini, ma perché non avevo l'esperienza, perché ignoravo certe cose, quindi poi nel tempo ho imparato da proprietari che hanno avuto inquilini che se li sono messi in casa da soli e quindi mi hanno detto che cosa è accaduto, io ho imparato e analizzato, ho avuto inquilini che si sono dimostrati in un certo modo, ho avuto inquilini che si sono dimostrati in un certo modo, quindi ho tracciato un profilo preciso e so qual è la psicologia che si cela dietro a un inquilino, uno sfratto, un rapporto con il proprietario, tutta una serie di elementi che potrei stare qui veramente dei mesi interi a parlartene. Anzi, apro una parentesi e vi dico qualcosa che riguarda la mia professione, perché altrimenti non parlo mai dei miei prodotti e uno dice, ma te lì che cosa fai? Parli semplicemente perché ti piace parlare? No, io vendo dei servizi, chiaramente sono uno specialista, curo i contratti di locazione di proprietari che sono in tutta Italia, quindi io posso stipulare, da dove mi trovo in questo momento qui, contratti in tutta Italia, sia a canone libero, che a canone concordato, che eventualmente contratti transitori. Quindi io faccio un'analisi della situazione del proprietario, un'analisi quella che è fiscale, e poi consiglio effettivamente qual è il miglior contratto di locazione per il locatore stesso, perché non è detto che il proprietario può stipulare quel contratto lì sia il contratto giusto per lui, non lo è detto. Ci potrebbe essere una tipologia di contratto che gli fa guadagnare di più, o che magari lo solleva da beghe, o che gli rende l'immobile disponibile subito, oppure un contratto a lungo termine che gli dà quell'investimento che lui effettivamente vuole tirare fuori dal contratto di locazione. Quindi vado a fare un'analisi completa della sua situazione. Per chi non vuole affidarsi al sottoscritto, c'è Affitta con Furbizia, un programma che è straordinario, un programma che è eccezionale. Lo sto consigliando a avvocati, lo sto consigliando a commercialisti, lo sto consigliando a tutti, perché veramente Affitta con Furbizia è il mio fiore all'occhiello, è il video percorso che io ho ideato per i locatori, ma non è solo per i locatori, sarebbe anche per gli avvocati, ma veramente io li sfido, li sto sfidando, perché alcuni sanno che cosa sto dicendo. E dove insegno effettivamente come si loca un appartamento, come si gestisce un inquilino, come si redige un contratto di locazione, come si registra, come si gestisce un inquilino moroso, insomma non ve la sto a fare lunga, ve le andate a vedere Affitta con Furbizia. Quindi tornando agli sfratti, quindi il comportamento del proprietario, il modo di fare del proprietario, il modo che lui si è posto con l'inquilino, il modo che lui ha mosso i primi passi con l'inquilino, ha determinato e ha creato un rapporto che poi si è andato a instaurare con il tempo. L'inquilino dall'altra parte questa cosa la percepisce, non è uno stupido, quindi capisce con chi ha a che fare, e se il proprietario non ha un po' di polso, non ha esperienza, è uno facilitone, è uno che si fida, è uno che potrei stare qui definirti un profilo, i profili di 100.000 proprietari. Quindi l'inquilino lo percepisce questa situazione, poi passo dopo passo, situazione dopo situazione, si crea quello che può essere uno sfratto. Chiaro che una difficoltà economica ce la possiamo avere tutti, l'abbiamo avuta tutti, però la persona fa la differenza in questa situazione. Quindi se tu hai scelto male la persona, hai costruito male il tuo contratto di locazione, hai fatto male tutta quella che è la tua pratica locatizia, ti troverai in una situazione veramente molto molto grave. Quindi che cosa fare quando un inquilino non paga? Finalmente Michi, mi rispondi dopo che sei stato noioso? No, non lo sono stato noioso, perché ripeto, non stiamo parlando di gattini e io non do una risposta in 2 secondi su argomentazioni così delicate e così importanti. Io sono una persona molto meticolosa, quindi non lascio, anzi quello che mi contraddistingue proprio è la mia meticolosità, la mia peculiarità, il mio andare a cercare il pelo nell'uovo. Quindi sono anche noioso nel redigere una pratica locatizia, perché voglio che sia tutto preciso. È il mio punto di forza. Quindi che cosa fare? Non è che uno, non, quando smette di pagare, non paga. È chiaro che se un locatore poi va dall'avvocato e dice questo non paga, buttiamolo fuori di casa,
e gli facciamo lo sfratto. Vabbè, ma questo sfratto, sono capaci tutta Italia a fare lo sfratto. Non è la prima cosa da fare, bisogna analizzare la situazione, bisogna analizzare il profilo dell'inquilino, bisogna capire perché è sotto questo sfratto, che cosa vi siete detti all'inizio. Cioè ci sono una serie di elementi che vanno messi insieme perché ci aiutano a capire poi quale direzione può prendere il proprietario. Non è detto che la via dello sfratto sia quella giusta, è l'ultima via lo sfratto, ok? L'inquilino non paga, è chiaro che se ti sei accorto dopo 6 mesi che l'inquilino non sta pagando, è chiaro che vuoi andare di petto, e io in questo video sfratti 2021, quello che era un po' provocatorio, ho detto il proprietario ci deve dare di petto, ma non è detto che deve darci di petto. Ci sono state veramente tante situazioni che sono state sciolte in via extragiudiziale, cioè esterna. Bisogna però capire che rapporto si è creato. È chiaro che se voi, fratello proprietario e inquilino, siete i ferri corti, è molto difficile riuscire a ricucire il rapporto. Ma prima di arrivare ai ferri corti, e questo vi invito a farlo, prima di arrivare ai ferri corti ci sono gli step che si possono fare. Io non ve ne posso dire qui, perché questo è un video gratuito dove io do qualche informazione ai proprietari su quella che è la psicologia o su qualche dettaglio che uno può mettere eventualmente in pratica. Se uno vuole si va a acquistare il mio video percorso, oppure entra in consulenza con me, oppure gli spiego effettivamente quello che deve fare, ma non lo posso sicuramente qui dirti quali sono i passi. E poi ogni situazione, ogni sfratto, ogni pratica locatizia è a sé stante. Gli immobili non sono uguali all'altro, il proprietario non è uguale all'altro, l'inquilino non è uguale all'altro, ognuno ha il suo profilo, quindi va visto un po' da vicino, e in questo caso non dobbiamo generalizzare, dobbiamo andare a vedere e scavare nello specifico e capire che cosa effettivamente è accaduto. Questo gli avvocati, mi dispiace, io porto un massimo rispetto per i legali, non lo fanno. I legali alcune volte non ti ascoltano, ti dicono sì, ok, va bene, prendono due righe, oppure magari sono lì presi da altre cose, e poi vanno dritti di petto e vanno a ferri corti. E non va bene alcune volte, non va assolutamente bene, perché dopo lì viene un bagno di sangue, sia economico, sia di tensione, sia è un'esperienza negativa per i proprietari. I proprietari pensano che gli inquilini sono tutti delinquenti, ma non è così, mi dispiace dirtelo, e questo te lo dico con estrema certezza. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa situazione. Quindi non la voglio far molto lunga, però potremmo stare qui veramente delle ore a parlare in questa situazione qui. Spero che il mio messaggio sia stato capito, non venga frainteso, ma se viene frainteso non importa. E se mi dite cosa ne pensate, io poi magari farò degli altri video di risposta a questa situazione. Prima di cadere nella trappola dell'inquilino, andatevi ad acquistare l'unico video percorso che veramente vi stravolgerà la vita e vi stravolgerà la vostra locazione, affittaconforbizia.it, oppure se volete entrare in consulenza con me gratuita, ci sarà uno dei miei ragazzi con cui potrete parlare e capiremo un attimino se in qualche modo possiamo aiutarti. E iscrivetevi al canale, che ogni settimana so che vi sono mancato, perché sono stati diversi giorni che sono mancato ai miei video quotidiani o settimanali, mi dispiace. Bene, Maria, da questa meravigliosa giornata cesenate è tutto, da Michi Mattinazzi anche, a presto.